ciclo delle lezioni Salvemini. Il titolo dell'incontro è Tra militanza e rigore storiografico, Salvemini, storico del fascismo. Critico Grasso insegna, è dottore di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna. Nicola Colonna lo conoscete, insegna qui a Bari storia delle dottrine politiche. E lascio la parola per introdurre un po', se vuole, o... Io credo che operativamente se viene partire subito dalla relazione, se non altro per avere pure qualcosa di cui discutere, e quindi senz'altro passerei la parola al collega Grasso per consentirgli di svolgere la sua relazione, se non ricordando soltanto il tema dell'incontro di questa mattina che ci è stato assegnato, cioè tra militanza e rigore storiografico, Salvemini, storico del fascismo. Sì, buongiorno a tutti, ringrazio l'Università di Bari, la Fondazione Di Vagno per avermi coinvolto in questo importante progetto su Gaetano Salvemini nel 60° anniversario della sua scomparsa. Ecco, come è stato già preannunciato, io cercherò di chiarire, in parte anche concludere questo ciclo di incontri dal punto di vista storiografico, almeno, anche se gli appuntamenti si chiuderanno in maniera interessante la prossima settimana. Ecco, di concludere su Salvemini, storico del fascismo. Ora, con il tempo che ho a disposizione, cercherò di organizzare la mia esposizione rimanendo, fedele al tema che mi è stato proposto in due momenti. Il primo un po' più breve, in cui cerco di dare a voi tutti le coordinate per meglio intendere l'attività di Salvemini come storico del fascismo, e un secondo momento in cui espongo alcuni dati che ho acquisito attraverso una ricerca di recente pubblicazione proprio su un'opera storiografica, forse la più importante, di Salvemini sul fascismo. Ecco, il primo punto che bisogna, credo, chiarire è questo. Salvemini è storico del fascismo quando il fascismo è al massimo del suo apogeo. La sua visione quindi non può essere distaccata sulle vicende che egli, da acuto interprete della politica italiana, andava ad analizzare. Chi è Salvemini nel 1922, quando il fascismo è al potere? Certo, questa questione sarà, certamente è affiorata anche negli incontri precedenti. Tuttavia, ai fini della mia esposizione, devo richiamare due elementi. Il primo, nel 1922, ecco, è questo: Salvemini ha vissuto con noia e frustrazione i suoi unici due anni di vita parlamentare. Si era candidato subito nel dopoguerra nella lista dei combattenti, sperando di, attraverso il lavoro che faceva parallelamente con l'Unità, il suo giornale, di riportare nell'alveo democratico e dare una risposta democratica alle esigenze che i reduci di guerra ponevano al loro rientro. Si era candidato con questa lista, era stato eletto, e i due anni che passa in Parlamento per lui sono una delusione, nonché una conferma di tutte le antiche diffidenze che ormai aveva maturato nei confronti dei partiti politici. Guardiamo che era uscito dal Partito Socialista, pur rimanendo sempre un socialista, per numerosi motivi, e fra questi un grosso argomento di discussione per lui era proprio l'organizzazione dello stesso partito, che per lui andava avvitandosi nei confronti di riti, congressi e tutto ciò che a lui, da concretista, come amava definirsi, sembravano perdite di tempo e giochi fra correnti politiche. E insomma, nel 1922 Salvemini, alla fine di quella sua breve per certi versi anche tormentata stagione da parlamentare, accusato dai nazionalisti con il nome, col sonno di Slavemini, per le sue posizioni appunto che aveva espresso con Carlo Maranelli sulla questione dell'Adriatico, un altro grande storico e geografo pugliese. Ecco, Salvemini nel 22 si orienta allo studio della politica estera, e infatti il suo primo viaggio all'estero come studioso avviene nel 1923.
a Londra al King's College, si occupa per la prima volta in maniera sistematica di alcuni nodi della storia politica più recente che comunque già aveva toccato in precedenza, e cioè la politica estera italiana tra il 1871 e il 1915. In quegli anni, nel 1921-22, aveva curvato, diciamo così, si era indirizzato allo studio di Cattaneo e del federalismo, soprattutto nell'ottica della costruzione degli Stati Uniti d'Europa, illudendosi che questo poteva essere un traguardo facilmente raggiungibile passando attraverso la Società delle Nazioni. Era stato un wilsoniano, insomma uno dei primi sostenitori della politica di Wilson, e successivamente si orientava per esempio agli studi, ai discorsi sulla politica estera di Leonida Bissolati. Quindi è un Salvemini che già inizia a guardare da fuori, tra il 22 e il 23, alle vicende italiane, e questo contribuisce molto, è un forte stimolo per le valutazioni che va a comporre in quegli anni, tanto che la marcia su Roma lo sorprende appunto a Londra, e naturalmente noto i primi giudizi sulla marcia su Roma e comunque sulla ascesa di Mussolini al potere non sono prettamente negativi, perché bisogna inquadrare questa cosa. È meglio lui che D'Annunzio, scrive a Ernesto Rossi, è meglio lui che gli altri, e gli altri erano gli esponenti di tutto lo Stato liberale che egli aveva fortemente criticato, soprattutto per le modalità diciamo così, di coinvolgimento dell'Italia nel conflitto mondiale e per le trattative subito dopo, parallelamente ai trattati di pace, cioè i vari Facta, Giolitti, Bonomi, insomma le persone con le quali egli si era scontrato nel decennio precedente. Tuttavia ha una mente lucida come quella di Salvemini, insomma in pochi mesi capisce bene la natura reazionaria di quello che sarebbe stato il regime appunto dittatoriale, e inizia a scrivere alcuni ricordi, i ricordi di un fuoriuscito. È una narrazione diaristica molto importante, un'importante fonte, è un libro di memorie che si articolano tra il 1922 e il 32, in cui analizza l'avanzata e l'instaurazione del regime fascista, parallelamente intrecciandole alle sue vicende da esule. Ricordiamoci che erroneamente spesso si confondono, insomma, i piani. Salvemini non giura fedeltà al regime perché non poteva più giurarla, in quanto abbandona l'Italia nel 1925, subito dopo parallelamente al processo per il foglio clandestino non mollare, e subito dopo il delitto di Giacomo Matteotti. Si riscrive per questo motivo al Partito Socialista, dice insomma qui bisogna prendere posizioni. Celebre la lettera, un documento politico e umano straordinario, e che qui ci serve su un piano storico, la lettera che gli scrive al rettore di Firenze, quando dice non è più possibile insegnare storia in un paese come questo, perché dovendo seguire gli ordini del partito di governo, la storia si riduce a una mera esercitazione per eruditi, lontana dalla coscienza morale di chi ci ascolta, e quindi rifiuta il suo insegnamento a Firenze ed espatria. Da qui diventa Salvemini il cosiddetto, si definisce gli stesso in questi termini, ebreo errante dell'antifascismo. Ecco. Cosa fa questo ebreo errante dell'antifascismo da un punto di vista storico? Fa quello che Stuart Hughes, storico inglese, ha ben inquadrato, e cioè egli per vicende personali e per scelte politiche si trova a fare ciò che non fu possibile, per ragioni naturalmente differenti, ai due grandi intellettuali di quel momento dell'Italia, cioè a Croce e a Gramsci. Cioè Salvemini fa dall'estero una scientifica operazione di smontaggio e critica dello Stato fascista, proprio per far vedere alle potenze europee e agli Stati Uniti che i magnificati, diciamo così, successi cantati dalla stampa di regime in realtà erano ben altro. E quindi riesce a fare ciò che ai due intellettuali non hanno concesso fare, quelli che ho citato prima, proprio dall'estero. Il suo obiettivo era questo, da storico e da militante politico di quegli anni, illuminare all'estero le vicende dell'Italia fascista. Aveva capito che c'erano dei feeling tra alcuni ambienti più conservatori e reazionari per certi versi della Francia, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti, c'erano dei feeling tra questi ambienti e Mussolini stesso.
la sua antipatia nei confronti di Churchill nascerà proprio in questo contesto, no? È noto, Salvemini dopo la seconda guerra mondiale dirà che Churchill avrebbe voluto un'Italia, diciamo così, un fascismo in Italia senza Mussolini, ritenendo gli italiani incapaci di governarsi se non con un bastone che li governi. Ecco, quindi diffidenza verso i partiti politici e diffidenza verso alcuni ambienti spingono Salvemini alla lotta politica diretta contro il fascismo, e qui avviene la sovrapposizione che, diciamo così, è bene chiarire, altrimenti si perde di vista anche il titolo del mio intervento. Cioè, lui è storico rigoroso del fascismo sotto diversi aspetti che andrò a chiarire subito dopo, e al contempo è un partigiano, fa lotta politica e lo dice chiaramente. Questo è il punto dirimente rispetto ad altre opere, sempre storiografiche, realizzate sul regime in quegli anni. Tre sono i momenti che è utile richiamare. Salvemini compone tre grosse opere sul regime, una nel 27, una nel 32 e l'altra nel 36. La prima, La dittatura fascista in Italia, si occupa di chiarire le complicità che il fascismo aveva avuto per la sua ascesa, e soprattutto dopo la marcia su Roma, che arriva alle complicità che Mussolini aveva trovato nelle alte gerarchie dello Stato, nonché dell'esercito, nonché della stessa corona e dei gruppi industriali del nord. Nella seconda, Mussolini diplomatico, che è questa della quale vi parlerò con più precisione nella seconda fase, si occupa dei primi anni, 10 anni della politica estera, e nella terza, sotto la scure del fascismo, le opere escono tutte e tre all'estero naturalmente, sotto la scure del fascismo del 1936, smonta quella che il fascismo vendeva all'estero come una composizione, ricomposizione pacifica del conflitto tra capitale e lavoro subito dopo la crisi del 29. Praticamente demolisce lo stato corporativo fascista. Era l'esperienza che in quegli anni, per esempio in Inghilterra, veniva vista in realtà in una luce positiva. Ecco, questo è il Salvemini che, insomma, fa storia. Tra l'altro il suo, diciamo così, mestiere di storico, appunto, come dicevo, si intreccia alla lotta politica. Ricordiamolo che fra queste tre opere storiche, tra il 27 e il 36, appunto, si situa il famosissimo Congresso per la Libertà della Cultura di Parigi del 1935, un congresso organizzato, diciamo così, da diversi intellettuali europei, fra questi c'era Pasternak, Barbusto, insomma di altissimo livello. L'unico italiano a parlare in questo convegno fu proprio Salvemini, dicendo chiaramente, leggendo ciò che dice Carlo Rosselli in alcune lettere e alcune cose che scrive Chiaromonte, parlando in un sottoscala per evitare, insomma, delle rappresaglie, dice chiaramente: insomma, guardiamoci bene dal assommare e dal mettere tutto insieme, da una parte i buoni e da una parte i cattivi. Ricordiamoci sempre, lo dice con coraggio, di fronte a buona parte degli intellettuali che ancora guardava con piacere e con fiducia all'esperienza di Stalin. E Salvemini dice: guardiamo bene a non confondere le carte. Non tutti i regimi liberal-democratici sono fascisti. Non tutti i regimi espressioni di una classe, diciamo così, di governo borghese sono regimi fascisti, e soprattutto facciamo attenzione perché in Russia c'è la costruzione di una dittatura in atto, e ciò naturalmente gli procurò numerosissimi fischi da parte di buona parte di questi intellettuali. Comunque il punto fondamentale è questo: è l'unico intellettuale italiano a partecipare a questo convegno, quando Parigi in quegli anni era, insomma, il serbatoio di numerosissimi intellettuali fuoriusciti che rappresentavano la cultura democratica, appunto, all'estero, dai fratelli Rosselli, insomma, e tutti gli altri, Chiaromonte, Silone, Caffi, e insomma c'è una rete di intellettuali molto ampia, e Salvemini è un po' l'interprete di questo antifascismo non comunista, socialisteggiante o liberal-socialista. Insomma, le correnti ideologiche iniziano a mescolarsi all'interno sempre dell'alveo democratico. Ecco, Salvemini è il rappresentante di questa, diciamo, di cultura, di quest'altra Italia, di quest'altra Europa, ecco, come qualche storico autorevole ha scritto proprio in questo anno, ricordando le vicende di Giustizia e Libertà, del quale il nostro storico fu tra l'altro uno dei fondatori. Ecco, in quest'ottica Salvemini si muove ancora sul continente europeo, tra Francia, siamo tra la fine della metà degli anni 20 e i primissimi anni 30,
Francia, Inghilterra soprattutto sono i luoghi in cui lui si muove, come dice spesso, per ragioni alimentari, non avendo più uno stipendio, non avendo più una proprietà appunto in Italia, deve pur continuare a vivere. Tra l'altro si occupava anche del giusto mantenimento della moglie, della seconda moglie, che iniziava ad avere gravi problemi di salute. E, insomma, Salvemini, per non crepare dalla fame, come faranno altri grandi antifascisti italiani, ne cito uno perché ci servirà per il ragionamento che farò dopo su Mussolini, diplomatico, l'altra opera, per esempio Giuseppe Donati, antico cattolico democratico, antico collaboratore di Salvemini dell'Unità, esperto di scuola, amico di Gobetti, morirà proprio di fame, di stenti a Parigi. Salvemini cercherà di aiutarlo, insomma era questo un quadro molto difficile, ecco. E Salvemini, per ragioni alimentari, come dice, si sposta per partecipare a conferenze, dibattiti, conferenze che in qualche modo garantivano a lui un sostentamento economico. Ecco, tra il prendendo la prima e l'ultima opera del Salvemini storico, appunto del fascismo, per poi concentrarmi sulla seconda, appunto c'è l'inizio, diciamo così, dell'indagine salveminiana sul fascismo e un approdo conclusivo. Nella prima opera del 1927 è un Salvemini veramente molto combattente. L'opera del 27 esce a Londra e poi a New York, la dittatura fascista in Italia. È un'opera che naturalmente risente del clima politico di quel momento. Ricordiamoli, un Salvemini che ha lasciato l'Italia 2 anni prima, furono tra l'altro Federico Chabot e Natalino Sapegno ad accompagnarlo alla frontiera, quindi è un Salvemini che vive in prima persona diciamo, le cose che cerca di analizzare su un piano storico. Tuttavia, anche la storiografia successiva, diciamo così, con un orientamento più, come posso dire, conservatore o di destra, per usare una etichetta politica per capirci, sia la stessa storiografia più, diciamo, democratica e di sinistra, riconosce la validità della tesi della prima opera di Salvemini sul fascismo. Perché nella dittatura fascista in Italia, in quest'opera, sia diciamo così, Vivarelli e De Felice, questi due importanti storici, così Collotti, giusto per avere due filoni interpretativi, diciamo così, culturali paralleli e diversi, riconoscono che Salvemini mette a fuoco alcuni nodi, alcuni punti fondamentali nei rapporti fra Mussolini e le alte gerarchie dello Stato, dell'industria e della stessa casa regnante, che hanno in qualche modo spianato la strada per il suo per la sua ascesa al potere. Oltre a questo, mette in evidenza un elemento non ancora oggi smentito, e cioè i fondi, i finanziamenti che il suo giornale, Il Popolo d'Italia, riusciva a ottenere da ambienti conservatori francesi. Quindi Salvemini mette a fuoco, attraverso uno studio di fonti fresche, perché erano soprattutto dispacci d'agenzia o articoli di giornale o storiografia pubblicata in qualche modo in quegli anni, mette a fuoco alcuni punti fondamentali che la storiografia dei decenni successivi riterrà, come ritiene ancora oggi, appunto validi. Allo stesso modo, l'ultima opera del Salvemini storico del fascismo, l'ultima opera di quegli anni, poi ne parlerò alla fine, queste opere saranno sottoposte a continue revisioni negli anni della Repubblica, l'opera del 1936, Under the Axe of Fascism, sotto la scure del fascismo, ecco, smonta con dei dati tra l'altro economici che non potevano essere smentiti dallo stesso Mussolini, smonta questa vulgata che si diffondeva bene però in realtà in quegli anni, sia negli Stati Uniti dopo la crisi del 29, sia appunto in Inghilterra, e cioè che il fascismo era stato in grado di creare una inedita e tra l'altro giusta composizione del conflitto tra capitale e lavoro. Ecco, Salvemini non ci sta, aveva sempre espresso le sue contrarietà verso lo Stato corporativo, e da grande storico, ma da anche, come posso dire, studioso di storia economica, e tra l'altro le frequentazioni con fiorfiori di economisti di Salvemini lo avevano molto condizionato all'inizio del Novecento in questo, proprio come metodologia dell'indagine storico-sociale, ecco, smonta definitivamente questa visione dello Stato e della società che invece il fascismo vendeva all'estero attraverso una rete fitta di propagandisti. Tra l'altro si scontra con il figlio del suo maestro, di Rosario Villari, che era un prezzolato del regime e che faceva campagna proprio di diffusione di queste immagini dell'Italia all'estero. Si scontrerà spesso, soprattutto negli Stati Uniti, con Salvemini. Ecco, con quest'opera storiografica, ecco, Salvemini riesce a mettere sotto un'altra luce anche l'aspetto economico della vita del regime. Come dice Vivarelli,
sono tre opere fondamentali ancora oggi sulla storiografia dell'Italia fascista, opere che dobbiamo comunque riprendere proprio per capire come, in che condizioni uno storico potesse lavorare in quel momento e soprattutto per, diciamo così, ben cogliere il laboratorio Salvemini. E inizio a spostarmi sulla seconda parte, il laboratorio Salvemini, tutte queste tre opere non sono frutto dello storico che si chiude in biblioteca e accede direttamente alle fonti o recupera giornali e dispaccia l'agenzia, li mette insieme, li interpreta e costruisce la narrazione. Bene, tutte queste opere storiografiche di Salvemini sul fascismo sono in realtà frutto di fittissime e per certi versi non svelate reti internazionali che Salvemini teneva insieme. E questo è un punto, io credo, forse dei più significativi della terza vita di Salvemini. Lui diceva sempre, la prima vita era quella che è iniziata a Firenze dopo la stagione di Molfetta, la seconda vita è quella dopo il terremoto di Messina del 1908, dove perde i cinque figli, la moglie e la sorella, la terza vita è quella che iniziò a fare appunto all'estero. Naturalmente Salvemini, quando arriva in America ad Harvard, gli sembra appunto di scoprire un altro mondo, immense biblioteche, addirittura si potevano prendere i libri dagli scaffali senza chiedere nessun permesso al bibliotecario. Addirittura per lui era una cosa, diciamo così, nuova, inedita, il fatto che fosse il lettore a poter chiedere l'acquisto di un determinato volume. E quindi Salvemini si ritrova finalmente ad avere intanto un certo tipo di calma economica e di tranquillità, perché dal 1934-35 occuperà in pianta stabile una cattedra di storia della civiltà italiana che lì era stata costruita in memoria di Lauro De Bosis, questo aviatore, tra l'altro suo amico, che si era inabissato in Italia facendo appunto un volo di propaganda contro il regime, e un'attrice draper fidanzata di De Bosis istituì questa cattedra e Harvard concesse la cattedra a Salvemini. Ecco, in queste, diciamo così, con una maggiore calma e sicurezza economica, Salvemini rivede queste opere sul regime, ma ripeto, la ricerca delle fonti, il reperimento dei documenti, anche di dati statistici, Salvemini riesce a farlo attivando numerosi intellettuali, suoi amici e collaboratori, veramente in tre o quattro parti del mondo, Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Italia. E quindi alcune figure notevolissime della nostra cultura antifascista e democratica, quasi tutte non comuniste, da Caffi, che appunto era un anarchico, lo stesso Silone, lo stesso Chiaromonte, vicende che in qualche modo, vicende biografiche, culturali che stanno ritornando in questi anni da un'attenta storiografia che recupera appunto questa dimensione veramente internazionale di un'intera generazione intellettuale italiana. Ecco, attraverso queste figure dislocate in diverse parti d'Europa, Salvemini riesce a recuperare buona parte dei documenti che egli stesso analizzerà. E questo spiega appunto alcuni momenti, alcuni snodi, diciamo così, proprio storiografici e politici inerenti alla sua attività di storico del fascismo. Ecco, un'amicizia che per lui è molto utile in questo momento e che ritornerà come sempre nella sua vita fra amore e odio, sarà quella con Sturzo. Sturzo, che viveva a Londra prima di passare appunto a New York, e si avvaleva di una importante collaboratrice, una donna, diciamo così, ebrea polacca, Berta Prichard, poliglotta, che aiutò Salvemini in maniera molto forte nel recupero di materiali riguardanti l'Italia fascista e soprattutto curava i rapporti per Sturzo e per Salvemini con diverse case editrici franco-tedesche. In questa, diciamo così, laboratorio appunto dello storico, Salvemini si muove in maniera molto, come posso dire, molto chiara, cioè dice: io voglio fare lo storico, creare delle opere storiche che rimangano nel tempo, cosa che riesce a fare, ma non perdo l'occasione della battaglia politica. D'altra parte l'aveva scritto a Gentile nel 1909, quindi lontano da ogni ancora prospettiva fascista. Dopo quello che è successo nella mia vita, la perdita dei cinque figli e della mia famiglia, o mi annullo, o te faccio cessare la mia esistenza, oppure trovo un'altra motivazione. La motivazione la troverà dopo la guerra, appunto,
appunto nella lotta al regime, e soprattutto fidandosi e formando allo stesso tempo rilevanti intellettuali come appunto i fratelli Rosselli, Ernesto Rossi, no? Dirà più avanti: se potessi fabbricarmi un figlio lo farei come Ernesto. Insomma, ecco, ce l'avrà sempre questa dimensione appunto umana nei rapporti, anche nei rapporti culturali e scientifici. Ora, quindi questo come, credo, inquadramento generale, ecco, di un Salvemini storico del fascismo. Prima di passare a un'opera in particolare, insomma, mi viene precisare questo, che questa sua storiografia negli anni della Repubblica, quando egli, pur diciamo con numerose incertezze, tornerà in Italia, appunto questa produzione sarà sottoposta a continue revisioni. Salvemini un po' ce l'aveva questa cosa negli ultimi anni della sua vita, creare delle pietre miliari in alternativa alla visione crociana, ecco, della storia e dell'analisi politica. Ecco, ha sempre, come posso dire, per certi versi sofferto il suo rapporto di, anche lì, amore-odio con l'altra grande figura, appunto, che è rappresentata dallo stesso Croce. Tuttavia, appunto, queste opere sono per lui una sorta di nuova carta d'identità per il suo ritorno in Italia. Ecco, diciamo che, conclusa questa prima parte introduttiva sul Salvemini storico del fascismo, ecco, io passerei a illustrare alcuni dati inerenti sempre a un'opera che ho citato prima, Mussolini diplomatico, e che svela nella sua storia, per quanto ho potuto indagare e porre all'attenzione del lettore, la rete internazionale, nonché la dimensione internazionale di questo storico, appunto, pugliese. Non so se vado avanti. Sì, okay, sì. Bene. Allora, per una vostra, diciamo, maggiore comodità, adesso se lo apro, ho preparato una sorta di mappa che vi consiglierei, appunto, di seguire parallelamente alla mia ricostruzione, perché le vicende sono un po' intricate, soprattutto mai svelate finora su questo volume, che è un esempio appunto significativo del Salvemini antifascista e storico. Allora, iniziamo, io cerco di chiarire alcune cose iniziando da questa parte sinistra, alla mia sinistra, quindi Mussolini's Italy, ecco, in alto a sinistra. Allora, nel 1930 Salvemini si reca ad Harvard per la prima volta. Ad Harvard conosce uno studioso di storia della Chiesa, ex prete modernista, Giorgio Lapiana. Incontra questo storico, come lui di origine meridionale, un corregionale di Sturzo, che si occupava appunto di storia del cristianesimo e di storia della Chiesa. Naturalmente nasce subito un feeling tra esuli intellettuali appunto italiani. Questa parte del Salvemini esuli appunto ha aperto poi questo importante ciclo di incontri, perché questa dimensione che ne viene fuori alla fine. Ecco, conosce Giorgio Lapiana, entra subito in collaborazione e tra il 30 e il 31 i due mettono appunto un progetto editoriale che trovate espresso in alto, Mussolini's Italy. Numerosi intellettuali di estrazione democratica ma non comunista avrebbero dovuto sviluppare diversi aspetti della vita del regime, sempre all'estero, realizzando un libro naturalmente in inglese, che avrebbe dovuto analizzare nel decennale della marcia su Roma, in un'altra luce, i vari aspetti della società italiana durante il fascismo. Si stavano preparando a fare il controcanto alle celebrazioni del primo decennio della presa del potere di Mussolini. Ecco, in questo nucleo, il nucleo di questo progetto editoriale doveva essere lo studio della politica estera del regime. E questo, diciamo così, torna perché appunto era uno degli obiettivi di Salvemini, l'avevo detto prima, tanto che dopo un'iniziale, diciamo così, attribuzione a Carlo Sforza di questo capitolo, di questa parte del volume sulla politica estera del regime, l'argomento della politica estera se lo prende Salvemini. D'altra parte, in quel libro che ho citato prima,
dai ricordi di un fuoriuscito, Salvemini dice chiaramente. Ora, non si può sperare in una rivoluzione interna. Dopo il delitto Matteotti non è accaduto, quindi se quello è stato un momento chiave, un momento di passaggio fondamentale e non c'è stata una rivoluzione interna, probabilmente non ci sarà mai. Se non si può naturalmente pensare a una presa di posizione da parte del re, lo dirà Salvemini, le monarchie devono esistere fin quando hanno un credito, per lui già si era screditata sia durante la prima guerra mondiale, soprattutto per la compromissione col fascismo. Ecco, Salvemini dice dove e quando si verificherà una rottura, quando, da dove può iniziare un'ipotetica crisi sulla quale noi dobbiamo spingere. Ecco, e lui, che in quegli anni si trovava a Londra e che studiava la politica estera italiana, l'avevo detto all'inizio, ecco, dice, sarà proprio nei rapporti diplomatici, perché Salvemini nota la schizofrenia di Mussolini nei primi 10 anni. Prima è fautore di un ipotetico asse italo-franco-inglese contro appunto l'asse tedesco, per poi cambiare in continuazione a seconda delle circostanze, e di questo ne parlerò tra un minuto. Ecco, quindi per questo progetto editoriale Salvemini scrive 24 capitoletti, circa 150 pagine, aiutato da questi intellettuali che io cito, Caffi, Reale, Tasca e Chiaromonte. Li cito perché c'è una sottile linea, diciamo così, di comunanza ideologica, perché tutti questi intellettuali avevano per certi versi subito il fascino dell'Unione Sovietica, avevano elaborato una dura critica del regime staliniano, erano naturalmente rimasti democratici ed erano esponenti, insieme a Salvemini, di una cultura socialdemocratica o liberal socialista che guardava appunto agli Stati Uniti d'Europa. Quindi contaminazioni di culture tutte democratiche, ecco, ruotano intorno a queste figure. Ora, la vicenda che racconto per capire il Salvemini storico e il Salvemini internazionale deriva appunto da documenti fino ad oggi pressoché inediti, derivanti dalle sue carte di Harvard, da alcuni archivi francesi e dall'archivio centrale dello Stato. Ecco, il progetto editoriale Mussolini-Sitali non va in porto, si arena per complicanze, soprattutto perché era scritto a più mani, erano circa 10 collaboratori coordinati dalla Piana e da Salvemini, insomma non se ne fa nulla per ora, tuttavia viene messo in pausa, congelato. Salvemini fa un viaggio tra la fine del 31 e l'inizio del 32 a Parigi, torna a Parigi perché seguiva in quel momento le vicende di Giustizia e Libertà, torna e estrapola, lo dice chiaramente in alcune lettere, estrapola questi capitoli che aveva composto in collaborazione con gli intellettuali che ho citato prima e crea un volume. Il primo volume, quello che ho citato prima, del 1932, che esce a Parigi e che si intitola Mussolini Diplomat, esce in francese. L'editore Bernard Grasset pubblica il volume di Salvemini perché il curatore di questa collana era Alevi. Salvemini aveva un rapporto privilegiato con i due fratelli Alevi, Daniel ed Elia Alevi, erano due intellettuali che si erano avvicinati a Firenze alla cultura fiorentina degli anni della voce, avevano apprezzato l'unità di Salvemini, uno era storico Elì, e l'altro era sociologo Daniel Alevi, e curava appunto questa collana, Quaderni Rossi, nella quale appunto Salvemini pubblica questo libro, frutto di un lavoro a più mani. Ecco, questa è la data di nascita della sua seconda importantissima opera sulla storia della politica estera del regime. Ora, quindi, non è un'opera di uno storico chiuso nella biblioteca, ma è un'opera frutto di un intreccio di dati, documenti, materiali che hanno reperito altre persone anche per lui, che li analizza e interpreta e che costruisce in un certo modo. Qual è la tesi di questo libro in francese? Che nei primi 10 anni della politica estera del regime non c'è un chiaro disegno diplomatico. Mussolini non sa, non conosce i meccanismi della diplomazia. Forse ho spostato qualcosa? Non so. È la schizofrenia dei computer. Non ho capito. Intanto continua. Quindi quindi Salvemini è uno storico in quel momento che mette a fuoco, forse è questo cavo, guarda, c'è un cavo che si è spostato,
intanto continuo. Quindi questo primo libro ha una tesi chiara: la politica estera del regime non ha una linea chiara. Mussolini improvvisa, cercando di trovare sponde da una parte e dall'altra. Forse questo capo qui. Il bello della diretta. Siamo in diretta. Aspettiamo un attimo, vediamo se ristabilisce. Riparte. Ok, allora la linea è chiara, la linea interpretativa è chiara: la politica estera del regime praticamente non esiste. Salvemini coglie questo lato di improvvisazione che ha Mussolini, dice: è finito i tempi in cui i diplomatici andavano in giacca e cravatta a trattare, ma adesso è arrivato il tempo degli occhi in fuori, delle minacce e delle urla. Quindi nota questo e lo mette per iscritto, e naturalmente è importantissima lo studio delle fonti. Su che cosa si poggia un fuoriuscito per studiare la politica estera del regime? Per la prima volta nella storiografia italiana entrano i giornali di parte, soprattutto, come fonti per lo studio della storia. Quindi questo è molto importante nell'innovazione degli studi storici. Uno studio appunto sulla politica estera non può attingere in quegli anni a documenti diplomatici, naturalmente, ma Salvemini, attraverso uno studio degli stessi materiali realizzati dal regime, cerca di individuare appunto i punti di vista e nota tantissime contraddizioni. Ora, in questo libro, in francese del 1932, potrebbe essere strano non trovare per esempio un capitolo sui trattati del Laterano, che è un capitolo importante della politica estera diplomatica del regime. Non lo troverete perché è un argomento che in quel momento sta svolgendo Giorgio Lapiana, storico del cristianesimo, per realizzare questo volume a più mani. Poi dopo Salvemini non perde mai quella vena graffiante, trovato questo documento, insomma manda la copia in francese a Mussolini con dedica, gliela invia da Parigi al duce invitto invincibile, collaboratore inesauribile, omaggio di ammirazione e di gratitudine indicibile. Questo è Salvemini che, con numerosi problemi, appunto, trova il momento di poter provocare anche appunto Mussolini, inviandogli la copia autografata. Questo documento deriva dalla segreteria particolare del duce, ce ne sarà un altro dopo molto, molto importante. Nello stesso momento l'opera naturalmente suscita le attenzioni in Italia e all'estero. È inutile dire che negli ambienti fuoriusciti italiani l'opera viene recensita naturalmente positivamente, e la nostra opera li scriverà Lussu, nostra perché nasce nel nostro contesto, nella nostra idea di antifascismo, e naturalmente anche gli altri, stesso Nenni per esempio ne farà un'ottima recensione. Naturalmente non la pensavano in questo modo i fascisti, che proprio prendono la pubblicazione di questo volume per tornare a criticare il mondo del fuoriuscitismo. Ecco, spazzatura riciclata da Salvemini e con la quale realizza un'opera storiografica. Ora, il libro esce nella stessa versione, sempre a Parigi nel 1932, e l'edizione che potete leggere in questa versione che io ho pubblicato quest'anno, Mussolini diplomatico. Perché su questa mi soffermo? Perché qui Salvemini, con un'introduzione presente in sintesi nella prima, chiarisce la sua modalità di indagine. Ecco, il tema è questo, storico del fascismo. Infatti ce lo dice chiaramente: come posso essere credibile io che in questo momento sono un fuoriuscito? Chi mi darà fiducia, appunto, chi darà fiducia alle parole che dico, saprà, cioè, certamente metterà avanti il fatto che avrò i miei condizionamenti politici. Ebbene, come spesso fa con chiarezza espositiva, dice chiaramente: io non so se possa essere imparziale chi scrive su questioni contemporanee, siano esse politiche, religiose, sociali o economiche.
Chi crede sinceramente di essere imparziale non è troppo spesso che uno sciocco. Chi si proclama imparziale è quasi sempre un mentitore senza scrupoli che cerca di ingannare il suo pubblico. Lupo in veste d'agnello. Noi non possiamo essere imparziali, possiamo essere intellettualmente onesti. Cioè renderci conto delle nostre passioni, tenerci in guardia contro di esse e mettere in guardia i nostri lettori contro i pericoli della nostra parzialità. L'imparzialità è un sogno, la probità è un dovere. Nel corso del mio lavoro io mi sono sempre tenuto in guardia contro i miei preconcetti politici. Non mi sono mai arrischiato a un'affermazione senza avere sotto i miei occhi la prova su cui appoggiarla. Mi sono sempre domandato, specialmente quando la mia affermazione era grave, se si trovasse qui in questo momento vicino a me un ammiratore di Mussolini, ben informato, ottimamente documentato, potrebbe smentirmi su questo punto e con quali prove, anche dopo aver preso queste precauzioni, non posso illudermi di essermi creduto su parola. Ecco, no, la chiarezza dello storico ci svela il suo metodo, mettendo davanti il fatto, guardate che io sono un antifascista, sono uno storico militante, tuttavia è un'opera di storia, non è un'opera di propaganda, vi dico come la penso, cerco di appoggiare la mia interpretazione a ciò che la fonte può essere, al tipo di fonte che io adesso riesco a recuperare. Ecco. Se i miei documenti sono incompleti, se ho nascosto fatti che mi avrebbero costretto a modificare il mio sistema di idee, essi non dovranno far altro, i lettori, che denunciarne tali lacune e demolire così il mio lavoro. E insomma, questo lavoro che arriva nelle mani di Mussolini, perché glielo spedisce Gaetano direttamente, in realtà ha pochissime annotazioni, perché sia la prima che la seconda versione dell'opera viene appunto studiata da Mussolini, postillata, 11 note su 180 pagine. Salvemini ne viene a conoscenza nel 47, insomma dice, visto che l'esaminatore era così preparato mi è andata anche bene, ma in realtà gli appunti di Mussolini, purtroppo sono andate perdute le edizioni consultate da Mussolini, ecco, le 11 annotazioni che ne fa sono veramente lievi, cioè piccole date, problemi di traduzione, Salvemini attribuisce un incontro con un diplomatico a Berlino, Mussolini precisa non è vero è Monaco, insomma il tenore è questo, ecco delle correzioni che ne fa. E insomma il quadro che delinea Salvemini è fondamentale e regge. Ora mi soffermo su questa edizione del 1932 per questo motivo. È quella che io ho studiato, perché? Perché l'edizione del 32 è la prima edizione italiana, apparentemente la traduzione di quella sorella appunto francese del 32, completa, diciamo così, questa immagine che io propongo di storico con una rete di collaboratori appunto che va a coadiuvarlo in maniera forte. Perché la prima edizione italiana di questo volume esce sempre a Parigi, Edition Contemporaine è l'editore, apparentemente sembrerebbe una tipografia o una casa editrice francese, però io mi sono posto la domanda, ma perché a distanza di pochi mesi ne viene fuori un'edizione italiana sempre a Parigi? Certo, la prima edizione era andata bene, aveva avuto 13 ristampe, ma le tirature erano molto basse, e tuttavia mi sembrava, come posso dire, un elemento singolare trovare apparentemente un editore francese che ripubblica a distanza di pochi mesi un'opera, però questa volta in italiano. In realtà, ecco, le indagini che ho fatto mi portano a definire con certezza questo: l'editore non è un editore italiano. Edizione Contemporaine era la casa editrice di un tipografo tale Ettore Celestino Carozzo, che negli anni 29-30, e questo signore schedato naturalmente come sovversivo, che negli anni 30 si era spostato a Parigi e aveva aperto una tipografia. Tra l'altro il cognato Lotario Vecchi era uno stampatore milanese, farà soldi in Spagna stampando i primi fumetti di Rin Tin Tin, cioè per dire le reti di questi soggetti. Ecco, Ettore Celestino Carozzo è una figura chiave per Salvemini, perché è un cattolico democratico, amico di Sturzo, nonché fondatore del Partito Popolare Italiano. Apre una tipografia a Parigi, all'inizio fa soldi vendendo romanzi da appendice sull'insegnamento del cognato, ma a un certo punto Sturzo da Londra, nell'ottica del decennale della presa del potere del fascismo, gli consiglia di iniziare a pubblicare libri di antifascisti. E quali antifascisti pubblica Carozzo? Pubblica due volumoni
di Francesco Saverionitti, gli scritti sulla democrazia, pubblica un'opera di Sturzo, un libro di Carlo Sforza sulla storia degli ultimi 10 anni appunto sul regime, e nonché Mussolini diplomatico, tradotto naturalmente in italiano. Solo che questo libro non è più leggibile, perché non risulta né nell'opera cosiddetta Omnia Feltrinelli, né è stato stampato successivamente. Che fine fa questo libro? Nel volgere di poche settimane, dopo la pubblicazione del libro di Sforza, gli ambienti fascisti sono molto attenti a guardare a Carozzo, e infatti nella tipografia si infilano diverse spie del regime, in particolare due: un'insospettabile donna, tale Ida Urbani, e un altro, un tipografo che aveva come nomi di spia Decimus. E questi soggetti inviano i dispacci alla polizia politica italiana, e insomma, con le pressioni che riesce a fare il regime e con appunto queste spie, Carozzo inizia a preoccuparsi del suo destino e dà ordine ai suoi operai di distruggere, c'è un verbale ed un interrogatorio che risulta da un archivio della polizia locale di Parigi, un operaio di Carozzo distrugge tutti i volumi, ma soprattutto, purtroppo per noi, distrugge il manoscritto di Salvemini. Ebbene, il punto è questo: non è una storia filologica del volume. Chi lavorava in queste tipografie? Lavoravano tutti quegli esponenti della cultura liberal-socialista, cattolico-democratica, vicini a Salvemini. Francesco Saverio Ferrari, cattolico-democratico, vicinissimo a Salvemini, che insieme a Donati, che ho ricordato prima, avrebbe voluto costruire una rivista, cosa che poi faranno. Prima, dal titolo Rinnovamento, Salvemini dice: chiamiamola Res Pubblica, magari ci porta bene, in Italia nascerà un giorno la Repubblica, gli scrive Salvemini. È una politica, una rivista di studi politici sull'Europa del tempo. Ci lavorava il figlio stesso di Nitti, dirigeva una filiale a Bordeaux di questa tipografia, ci lavorava lo stesso Giuseppe Donati. Quindi Salvemini si trova ad avere come punto di riferimento a Parigi per la ripubblicazione di quest'opera appunto queste figure del nostro antifascismo, ecco, grazie all'intervento e alla spinta di Sturzo. Quindi l'opera esce anche in Europa in italiano, esce a Parigi appunto nel 1932 in italiano, e naturalmente Salvemini, come sempre, ecco, questa è molto più bella questa dedica, perché con l'edizione in italiano, perché Mussolini conosceva il francese ma un po' stentava, dice Salvemini, la rispedisce al primo attore la prima copia, gli invia. E naturalmente Mussolini si arrabbia molto su questo, e ho trovato altri materiali su questo. Salvemini provocava in continuazione, naturalmente provocava una sua vecchia conoscenza al riguardo. Ora, dopo questa pubblicazione di questo libro, naturalmente il nome di Salvemini è il faro dell'antifascismo internazionale, ecco, non comunista, naturalmente. Lui è ormai in pianta stabile ad Harvard dal 1934, l'opera circola tantissimo, tra l'altro in contatto con editori newyorkesi per una doppia pubblicazione in inglese e in tedesco, il che appunto lascia, diciamo così, lancia delle luci molto importanti. Tra l'altro lo stesso Sturzo si era attivato per una pubblicazione in Germania di quest'opera all'inizio del 1932. Ecco, insomma, la pubblicazione di Mussolini diplomatico fa salire Salvemini in una luce nuova rispetto a quegli anni che, seppur aveva vissuto da protagonista. Tanto che, diciamo così, da storico si occupa, come spesso fanno gli storici, di rivedere in continuazione l'opera a seconda appunto del cambiamento. Ricordiamoci che è dedicata al 1922-32 e che cercherò, concludendo, di svelare attraverso gli altri passaggi. Ora, visto che è un'opera così importante e soprattutto un atto d'accusa molto duro che fa nei confronti del regime, insomma, spesso con taglio ironico, Salvemini ironizza proprio sulla modalità di conduzione della diplomazia che ne fa Mussolini. Ricordiamo ancora una volta che il dittatore è stato ministro degli esteri ad interim fino alla fine del 31, poi dopo, tra il 31 e il 32, ne fu Grandi ministro degli esteri, e poi il genero appunto Ciano. Quindi la responsabilità, diciamo, della conduzione della politica estera del regime è tutta di Mussolini. Ecco, fra i vari esempi che fa Salvemini, ne ho scelto uno perché è posto all'inizio del libro, è quello che chiarisce la sua ottica anche da storico. La vicenda, ormai diciamo così quasi dimenticata, ma all'epoca destò molto scalpore, dell'occupazione italiana di Corfù. E lì, dice Salvemini, si è capito che è inaffidabile. Ma è importante capire
chi capirà questa inaffidabilità di Mussolini? Ci arrivo fra un minuto. Praticamente alla fine di agosto del 1923 una spedizione di ambasciatori guidata dal generale italiano Tellini era stata mandata lì dal Consiglio Supremo del Congresso della Pace per tracciare i confini tra Albania e Grecia. Insomma, questa spedizione di italiani però mandati dal Congresso per la Pace viene sterminata da attentatori che ancora oggi insomma non sa bene chi siano. Queste cinque persone vengono ammazzate e naturalmente Mussolini fa un ultimatum dicendo che se la Grecia in cinque giorni non rispetta alcuni punti, cinque in particolare, fra questi c'era l'esecuzione capitale degli assassini, mai fatta perché non sono stati mai trovati, un indennizzo economico di 50 milioni all'Italia, una cerimonia di umiliazione della bandiera greca nei confronti di quella italiana, nonché il libero accesso nella rada del Pireo delle navi italiane, insomma l'Italia dichiara guerra alla Grecia. Naturalmente gli animi internazionali si agitano, perché stiamo appunto nel 23, ecco, si agitano, nel volgere di pochi giorni interviene prima la Società delle Nazioni e soprattutto dopo un incontro tra Mussolini e l'ambasciatore inglese a Roma intervengono questi fattori e Mussolini fa retromarcia, ottiene ben poco. In realtà quello che ottiene dalla Grecia è soltanto un indennizzo economico, dice Dal Memine, non è stato un grande guadagno, perché a fronte di 50 milioni incassati per questa sceneggiata l'Italia ne spende 280, quindi comunque questi scarsi risultati vengono venduti all'interno come grandi conquiste diplomatiche. In realtà Salvemini dice gli attori internazionali hanno capito che Mussolini è inaffidabile, e soprattutto chi lo ha capito? Il versante conservatore della società inglese. Lui da qui inizia a sviluppare la sua diffidenza nei confronti di quel settore che avrebbe poi di lì a poco espresso appunto Churchill come punto di riferimento. Quindi la sua antica ruggine nei confronti dello statista inglese sta nascendo in questo momento. Ecco, subito dopo la pubblicazione di quest'opera, Salvemini continua a raffinare i risultati della sua ricerca, e vedete, seguendo diciamo così questa parte, in alto e poi qui in basso a destra, che l'opera continua, diciamo così, l'approfondimento, perché nel 1937, la trovate qui in basso, ecco, prima nel 32 e poi nel 37 appare in Svizzera per le nuove edizioni di Capolago. Le nuove edizioni di Capolago erano delle edizioni di storia politica dell'Europa del tempo, e dietro le quali ci sono due grandi intellettuali, e cioè c'è Silone e soprattutto Egidio Reale che l'aveva aiutato già in questa fase nel recupero dei documenti. Il libro appare in Svizzera, dopodiché la stessa versione, sempre questa italiana del 32, ricompare così com'è nel 1945, quando appunto il quadro politico è completamente cambiato, quando Salvemini ha già pubblicato quel suo famoso libro What to do with Italy, la sorte dell'Italia, scritto con quel suo amico La Piana che ho citato prima, in cui pone alcune questioni dirimenti per la ricostruzione dell'Italia. Ecco, appare per la prima volta la versione del 1945 con un'aggiunta, questa volta dei Trattati del Laterano. La stessa edizione con numerose aggiunte, quella che a me dava un senso mi accorgevo che mancava qualcosa, ecco perché sono tornato a indagare su questa vicenda. La stessa edizione Salvemini della Repubblica, con l'edizione tra virgolette definitiva del 1952, con l'edizione La Terza, si intitola ancora una volta Mussolini diplomatico 1922-32, i capitoli sono ancora 28, aggiunge quattro lunghi appendici in cui racconta tra l'altro la versione della lettura che ne aveva fatto a suo tempo il Duce. In realtà la storia del libro non è conclusa, così come non è concluso il suo essere storico del fascismo, perché viene pubblicato in Sud America, Buenos Aires, nel 1943, e qui per la prima volta aggiunge diversi capitoli che vanno a toccare
le vicende della storia della politica italiana sino allo scoppio del regime, per cui lo storico ha indagato dal 32 al 43, grosso modo, e aggiunge numerosi, numerosi capitoli al riguardo. Il titolo si intitola, il titolo riporta, scusate, La disfatta di Machiavelli, La derrota di Machiavelli, e viene pubblicato nel 1943 a Buenos Aires. Ora, siccome ho citato alcuni dei suoi collaboratori per le edizioni precedenti, in quest'ottica, soprattutto nella cornice, insomma, dell'organizzazione fatta dalla Fondazione di Magno, mi sembra giusto ricordare questo particolare, che non è un particolare ma svela un altro tassello del Salvemini internazionale. Cioè, il libro appare in Sud America, in spagnolo naturalmente, nel 1943, più allargato rispetto all'edizione originaria. Perché? Perché lì c'era un vecchio fuoriuscita socialista, Parpagnoli, Giuseppe Parpagnoli, Giuseppe detto José Parpagnoli, che è stato uno dei primissimi a lasciare l'Italia all'inizio del 1922, quando aveva capito che l'aria stava cambiando. Tipografo anche lui, operaio, l'organizzatore del primo sciopero durante l'Italia giolittiana, nonché sindaco di Tarquinia, aveva contattato Salvemini, cioè scusate, Salvemini aveva contattato lui negli anni in cui Salvemini stava per rompere col Partito Socialista, fra il 9 e il 10. Perché lo aveva contattato? Perché uno degli antichi motivi di attrito tra Salvemini e il partito era questo: insomma, siete buoni, siete riformatori, volete portare il progresso alla classe operaia, però al nord con le cooperative rosse, insomma, fate delle cose che a me non sembrano così, così corrette. E per avere allora questo, già da allora si potrebbe aggiungere. Allora, per capire alcuni passaggi, Salvemini si attiva, diciamo così, attiva Parpagnoli, che gli recupera alcuni documenti, lui che frequentava le cooperative dei tipografi e degli operai, gli fa vedere alcuni dati alla mano. Questa non è un'amicizia, è una conoscenza che comunque Salvemini porta avanti, tanto che Parpagnoli, andandosi in Sud America, fonda il Circolo Matteotti, organizza numerosissime attività in memoria di Matteotti e tiene le fila un po' di questo antifascismo che sta nascendo negli Stati Uniti attraverso l'organizzazione culturale. E infatti è Parpagnoli a metterlo in contatto con uno stampatore di Buenos Aires, e il libro finalmente esce lì. Tra l'altro questo libro non arriverà mai proprio in Italia, non ne ha neanche copia Salvemini, non c'è né a Harvard né nell'archivio storico Salvemini. L'unica copia che è arrivata qui, portata dal figlio di Parpagnoli, depositata a Napoli, alla Nazionale, e appunto esiste lì alla Biblioteca Nazionale di Napoli un'unica copia sulla derrota di Machiavello. Ecco, il punto qual è? È la stessa tesi espressa in Mussolini diplomatico, e però si appoggia ancora una volta come storico del regime a figure di antifascisti che stavano operando nell'analisi della politica estera del regime a ridosso, un po' prima, un po' dopo la presa dell'Etiopia. Quindi allarga il quadro al 35, 36, 37, appoggiandosi ad alcune ricerche fatte da Chiaromonte, da Angelo Tasca, da alcune figure, tipo queste due, che in qualche modo porteranno avanti nell'Italia repubblicana questa indagine salveminiana sulla politica estera del regime. Tanto che quando torna da Harvard, l'anziano storico avrebbe voluto dare i documenti a Tasca, che ci pensa un po', non era anche lui un ragazzino, e poi passeranno a Chiaromonte. È importante, sto per concludere, il passaggio finale, perché ci spiega, diciamo così, alcune lacune nella storiografia su Salvemini oggi, che, come diciamo prima, andrebbero indagate meglio, proprio per far emergere ancora di più la dimensione internazionale del personaggio e il suo essere storico in contesti difficilissimi. E che torna in Italia nel 1947, tra il 45 e il 46 pensa di tornare, e naturalmente torna. Fisicamente c'è un famoso viaggio, il suo famoso diario, tra l'altro per certi versi pure epurato, non è stato mai pubblicato integralmente, anche se è stato pubblicato da un suo allievo, Merola, negli anni 60 sulla rivista Belfagor, ma ci sono numerosi punti di sospensione. Io sono andato a vedere i punti di sospensione sul manoscritto di Salvemini e naturalmente sono state tagliate le parti che davano maggiormente fastidio in quel campo
diciamo così, politico, nel quale Salvemini comunque rimaneva ancora un riferimento, cioè la tradizione, diciamo così, socialista, la cultura azionista, il mondo riformatrice che di lì a poco si sarebbe poi confrontato con la prima esperienza del centro-sinistra in Italia. Siccome alcune cose davano fastidio, insomma, le avevano, diciamo così, tolte. Ecco, prima di questo diario Salvemini torna virtualmente in Italia con due libri e infatti, guarda caso, con un'immensa produzione storiografica, ripubblicano prima di tutto Sotto la scure del fascismo, tra l'altro la traduzione italiana la fece Alessandro Schiavi con un'ottima introduzione, e successivamente Mussolini diplomatico. Ecco, quest'opera sulla politica estera del regime, sui primi 10 anni, per Salvemini è fondamentale. Dice: bisogna tornare a spiegare le cose. E lo scrive nell'introduzione. Io ho scritto quest'opera in contesti ormai distanti. È un'opera valida perché? Perché dopo aver abbattuto la peste del sistema dittatoriale, adesso dobbiamo combattere una febbre tifoide. E qual è questa febbre tifoide? È quella del conservatorismo. E dice, riporta all'attenzione del lettore le intuizioni del decennio precedente. Posti a scegliere tra una malattia mortale e una pericolosa ma diciamo così guaribile, io scelgo la seconda. Quindi posti a scegliere tra il regime dittatoriale e la dipendenza dell'Italia dal mondo anglosassone e statunitense, io naturalmente scelgo la seconda. Tuttavia bisogna far capire a questo mondo che gli italiani si possono governare da soli, tanto che hanno già mandato a casa il re. L'edizione è pensata nel 45 e di quel contesto lì, uscirà in Italia dopo il referendum. E quindi, attraverso un uso, diciamo così, di un suo volume di storia sui primi 10 anni del regime fascista, diciamo così, ponendo una nuova introduzione differente rispetto a quella che io vi ho letto, ma il volume è sempre quello, Salvemini si ricolloca politicamente in Italia nel 1945-46-47, in quegli anni di forti, diciamo così, contrasti tra l'approvazione, diciamo così, tra il referendum costituzionale e l'approvazione della carta costituzionale. D'altra parte, in quel momento, sto per concludere, Salvemini viene contattato da Einaudi, e questo non ci deve, diciamo così, è molto strano, o comunque strano non è, perché l'editore comunista che contatta l'esponente della cultura democratica, che in quel momento era a ferri corti, non tanto con i giovani comunisti che avevano fatto la resistenza, gliel'aveva detto: avete scritto la pagina più bella della storia d'Italia, dopo le 5 giornate di Milano ci siete voi, ma dovete cambiare registro, dovete capire che dall'altra parte non c'è il paradiso terrestre ma c'è una dittatura. Ecco, l'editore comunista Einaudi lo contatta per iniziare a sistemare e pubblicare con una versione omnia, dice Einaudi, i principali scritti di Salvemini. Ora sono 4 i volumi ai quali Salvemini pensa, sottoscrive un contratto, ne pubblica soltanto uno, cioè il volume sugli scritti sulla questione meridionale. Gli altri erano gli scritti sul Risorgimento, gli altri gli scritti di politica estera, e lì avrebbe trovato posto Mussolini diplomatico, e gli altri gli scritti sull'Italia contemporanea. Ora, Salvemini vivo pubblica il primo volume, scritti sulla questione meridionale. Subito dopo la morte di Salvemini esce una versione ridottissima del 4° volume di scritti sull'Italia contemporanea, curata da Beniamino Filocchiaro, che si intitolava appunto Italia scombinata. Ecco, e questo è importante perché? Perché tra il 45 e il 47, in questi anni di forti tensioni e dibattito per la Costituzione, Einaudi glielo scrive: numerose delle tue battaglie da storico e da politico sono oggi utili in questa fase di dibattito e di riflessione e di stesura della carta costituzionale. Ecco, Salvemini si impegna, ma appunto il progetto, diciamo così, Einaudi va in porto fino a un certo punto. Questo punto, veramente sto avviando la conclusione, le strade di questo volume sono due, e che poi sono le due strade di Salvemini storico del fascismo. Prende questo libro, cioè La derrota di Machiavello, allargata, aggiunge alcuni capitoli sulla fine del conflitto mondiale, e quindi la narrazione è piena, 22-45, dall'ascesa alla fine di Mussolini, ne fa un'opera divulgativa per un pubblico inglese e statunitense soprattutto, e infatti esce a Londra nel 53 e a New York nel 54, ve l'ho segnato lì a destra per comodità, Prelude to the Second World War, preludio alla Seconda Guerra Mondiale. Questa è
il primo sbocco del Salvemini storico del fascismo ritorna, ancora questa volta virtualmente, perché intanto si è trasferito in Italia, ha ripreso la sua cattedra a Firenze, perché ne era lettore, appunto, Caramandrei, è per un pubblico inglese, è divulgativo, l'intuizione, la tesi di fondo è quella che già ha espresso il Mussolini diplomatico, la dedica ai suoi amici e colleghi di Harvard in ricordo di questa stagione che per lui è una stagione fondamentale. La seconda versione di questo libro è quella che trovate qui, è questa la terza, Mussolini diplomatico, dopodiché Salvemini muore appunto nel 57, solo che succede un qualcosa che lui aveva intuito ma che non riesce più a governare, si era trasferito a Sorrento negli ultimi anni, no? È nota questa ultima stagione salveminiana, perché nel 1967 Augusto Torre, lavorando sugli scritti sulla politica estera di Salvemini per la cosiddetta opera Omnia Feltrinelli, che poi Omnia non è, anche oggi andrebbe rivista radicalmente, perché si perdono là dentro i volumi di Salvemini, come non esiste il volume che si chiama Italia Scombinata, così non esiste questo volume, così non esistono altri volumi di Salvemini, ma lì la produzione di Salvemini è stata sciolta seguendo un ordine tematico non cronologico dell'opera. Naturalmente Ernesto Rossi, quando progetta questo, non è attento ai criteri filologici, ma fa un uso strumentale e politico delle esperienze di Salvemini, concordando con Feltrinelli la questione, perché in quegli anni, siamo a ridosso della rivoluzione castrista, Feltrinelli pubblica l'opera Omnia di Labriola e voleva affiancare a quest'opera Omnia grossi volumi su Salvemini. Ernesto Rossi, Scalfari ed altri vicini appunto al contesto, diciamo così, al giro delle amicizie di Rossi, di Parri, dell'astrolabio, ecco, degli ultimi eredi di Salvemini, propongono di fare di Salvemini, diciamo così, il monumento dell'antifascismo italiano non comunista. Questo c'è da contestualizzarlo appunto, perché naturalmente prima, diciamo così, parallelamente alla segreteria di Togliatti, è chiaro che il Partito Comunista aveva lanciato un'egemonia, no, sull'antifascismo. Ecco, siccome le cose non erano andate in quei termini, non erano stati solo antifascisti comunisti, Rossi dopo la stagione azionista e durante la stagione del mondo di Pannunzio e dell'astrolabio diretta con Parri, appunto, getta questa pietra miliare. Insomma, Salvemini è il punto di riferimento dell'antifascismo italiano non comunista. Se non che Torre fa un incrocio, prende questa edizione, l'ultima edizione, la terza, del 1952, che si conclude nel decennale della presa del potere di Mussolini, è il suo vecchio libro che io ho ripubblicato quest'anno, a questo libro, in maniera arbitraria, somma la seconda parte della narrazione che deriva dal Prelude to the Second World War. Aggiunge le vicende della politica estera del regime indagato da Salvemini dal 33 al 45. Ne fa un incrocio assolutamente arbitrario e nell'edizione Omnia Feltrinelli viene fuori un nuovo titolo, Preludio alla Seconda Guerra Mondiale, che confonde il lettore guardando questo quadro, e soprattutto nell'introduzione, ma anche nelle note conclusive del curatore, assolutamente non viene fuori questa dimensione internazionale dello storico alle prese con fluide vicende del regime, perché questo è il punto chiave che dobbiamo mettere in luce. È storico del regime quando queste vicende si stanno svolgendo. Pur essendo di parte, crea una visione, diciamo così, scientifica, seria potremmo dire, del quadro d'insieme, ponendo appunto alcuni punti che, come diranno tendenze storiografiche differenti, io vi ho citato Vivarelli, De Felice e Collotti da un'altra parte, ancora oggi sono ritenute valide. Ernesto Rossi gli aveva detto: Gaetano, quando torni in Italia non ti mettere a fare lotta politica, hai una certa età, mettiti a fare lo storico del fascismo e riordina i tuoi libri. Lui naturalmente non ci voleva stare, diceva: io scrivo di politica quando mi vengono gli attacchi epilettici, lo dicevano, e gli attacchi epilettici nell'Italia democristiana gli venivano ogni due giorni, tanto che spesso le colonne del Ponte sono costrette un po' a censurare, a togliere, a indurre Salvemini a miti consigli e a non scrivere tutto ciò che gli pensava durante appunto i suoi attacchi epilettici. E quindi, paradossalmente, quella cultura che richiama in patria Salvemini, questa cultura prima azionista e poi radicale
socialdemocratica che lo richiama in patria, paradossalmente lo congela in una dimensione storica apparentemente asettica, in una cornice di storico del fascismo, appunto, visto in questi termini. In realtà, come ho cercato di dimostrare attraverso lo studio di questa edizione, non è così. Ecco, io con questo ho concluso questa mia, diciamo così, esposizione su Salvemini, storico del fascismo, sperando di aver rispettato i tempi e soprattutto il titolo della mia, ecco, relazione. Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Credo che tocchi a me. In realtà a me tocca un ruolo che, come è stato scritto nella locandina di presentazione di questo incontro, che si inserisce nel ciclo di ricordi salveminiani, di approfondimenti salveminiani, tocca il ruolo di discussant. Ora, io quando sento parole in inglese che si riferiscono al nostro contesto culturale, temo sempre che ci sia da qualche parte la fregatura, e nel caso, diciamo, del discussant, la fregatura sta in questo, che gli tocca il compito di fare le pulci a quello che è stato detto nella relazione e a quello che è un po' l'oggetto dell'incontro. In realtà la figura del discussant non è una figura recente e non ci viene solo dalla cultura anglosassone. Si potrebbe dire che i primi discussant furono gli avvocati del diavolo nei processi di beatificazione da parte della curia, cioè quando si deve far santo qualcuno in Vaticano si instaura un vero e proprio processo, e c'è una parte che elogia tutte le qualità degli uomini che sono proposti per la beatificazione, ma c'è una figura, appunto quella dell'avvocato del diavolo, che invece cerca di vedere se ci sono dei punti deboli, proprio perché non si prendano delle decisioni a cuor leggero. Quindi di per sé la figura dell'avvocato del diavolo, se volete del discussant, è una figura antipatica. Diventa tanto più antipatica quando deve contrappuntare una relazione così documentata, così brillante come quella che ha fatto il collega Grasso questa mattina, e soprattutto se si tiene conto che mi tocca svolgerlo in un luogo, l'Università di Bari, che a Salvemini ha dedicato un'aula, e che, diciamo, nei confronti di un personaggio come Salvemini, che, si diceva prima, è senza dubbio una icona dell'antifascismo, dell'antifascismo democratico, e che per di più è un pugliese puro sangue. Ci sono alcuni aspetti della pugliesità che addirittura secondo me permeano un certo modo di interpretare il proprio ruolo politico da parte di Salvemini, ma questo è un altro discorso. E siccome gli amici del divano hanno voluto, i quali hanno svolto opera meritoria nell'organizzare questi incontri, hanno voluto affidare a me questo ruolo ingrato, io faccio come Garibaldi e obbedisco. E però, ancora, rispetto all'ampia relazione che il professor Grasso ha svolta, io vorrei concentrarmi su un momento in particolare della vicenda salviniana. Mirko lo ricordava prima, Salvemini ha avuto più periodi, più momenti: c'è il Salvemini socialista, c'è il Salvemini antifascista, c'è il Salvemini che ritorna in Italia. Ecco, io vorrei soffermarmi su un momento in particolare, e cioè sul Salvemini degli anni 1922-1924, che sono anni cruciali nella storia del nostro paese. Il 1922 è l'anno in cui Mussolini diventa capo del governo. Giusto il 29 ottobre del 1922 a Mussolini veniva dato l'incarico da parte del re di Vittorio Emanuele III di formare il governo.
E il 1924, che io assumerò come termine adeguato di questo mio contrappunto, è l'anno del delitto Matteotti. E quindi è l'anno in cui il fascismo vive la sua prima profonda crisi e ne esce nel modo utile. Perché ritengo importante questo periodo per capire alcune cose di Salvemini? Beh, intanto perché in qualche modo l'incarico che viene dato a Mussolini di formare il governo rappresenta un po' una sorta di sorpresa. Dopo la crisi del governo Facta, dell'estate del 22, si fanno molti nomi per la presidenza del Consiglio, a chi il re affiderà l'incarico di formare il nuovo governo. E i nomi più gettonati sono quelli di Orlando, sono quelli di Salandra, sono quelli dello stesso Giolitti. Il nome di Mussolini è un nome che rimane molto sullo sfondo, e invece vi è una sorta di sorpresa: il re affida il compito di formare il governo a Mussolini. Vedete, nel 1922, nel Parlamento del 22, che proveniva dalle elezioni dell'anno prima, del novembre del 1921, Mussolini aveva all'interno del Parlamento una pattuglia di 30-31 deputati, quando invece i socialisti e i comunisti avevano oltre 150 deputati, i popolari ne avevano oltre 100, i partiti costituzionalisti, cioè i partiti liberali diremmo oggi di sinistra, i partiti liberal-democratici, ne avevano un'altra ottantina. Quindi Mussolini era espressione di una forza minoritaria. E tuttavia il re affida proprio a Mussolini il compito di formare l'incarico, di formare il governo. Come mai? Beh, non si capisce questo se non si pone mente a ciò che era accaduto nel biennio precedente, il cosiddetto biennio nero. In realtà, negli anni, nel corso del 20 e del 21 e del 22, in Italia gli uomini di Mussolini, del partito di Mussolini, che non era soltanto un partito politico, ma era una organizzazione politica e paramilitare, avevano scorso in lungo e in largo la penisola, seminando il terrore e facendo della violenza uno strumento di lotta politica. Tra il 21 e il 22 le squadracce fasciste, le camicie nere di Mussolini, incendiano le sedi dei partiti di sinistra, dei partiti democratici, inseguono materialmente, percuotono, aggrediscono, uccidono i rappresentanti della Lega delle Cooperative, del sindacato, dei partiti socialisti. Di Vagno verrà aggredito da una squadraccia fascista proprio nel settembre di quell'anno, a riprova del fatto che vi è un clima in base al quale una forza minoritaria dentro la società civile, ampiamente minoritaria, riesce attraverso questo metodo nuovo di lotta politica a diventare forza di governo, ad avere l'incarico. E quindi già questo è un dato anomalo, è un dato peculiare. Come reagisce Salvemini di fronte a questa situazione? Soprattutto di fronte alle prime misure che il governo di Mussolini mette in atto. E quali sono queste misure? Beh, la prima misura che Mussolini assume all'indomani della sua nomina al Presidente del Consiglio è il ripristino della censura, cioè violando addirittura lo statuto albertino, lo statuto che guidava la vita politica, leggeva la vita politica italiana del tempo. Subito dopo ripristina la giornata lavorativa di 9 ore, con ciò abolendo una conquista del Partito Socialista, dei sindacati nel biennio precedente, era stata ridotta ad 8 ore la giornata lavorativa, ma soprattutto Mussolini pone mano alla legge elettorale. Fino a quel momento
la legge elettorale era stata una legge proporzionale e quindi in Parlamento, diciamo, erano percentualmente rappresentati i partiti presenti nella società civile, Mussolini modifica la legge elettorale e lo fa con una legge che prende il nome dal suo proponente, la legge Acerbo, la quale viene fatta passare, diremmo oggi, con un colpo di mano, viene posta la fiducia dal governo Mussolini nel 23, viene fatta votare la legge Acerbo, la quale prevede che il partito che avesse preso la maggioranza anche relativa di voti avrebbe avuto i 3/4 dei parlamentari, che era un meccanismo ictuoculi che puntava a che cosa? Puntava a distorcere la rappresentanza parlamentare, e cioè a fare in modo che una minoranza potesse, una minoranza nel paese, potesse assumere il controllo della Camera. Sono misure eclatanti e sono misure che dovrebbero allarmare qualsiasi osservatore politico. Ecco, rispetto a questo contesto, qual è la posizione che assume Salvini? Beh, per questo, per ricostruire questa posizione, io farò riferimento a due fonti fondamentalmente. Un diario che Salvini tiene tra il novembre del 22 e il settembre del 23 e il suo carteggio. Si tratta di fonti, per così dire, private. Il professor Grasso ha richiamato le opere pubblicate, le opere edite, cioè le opere in cui, diciamo, si parla, per così dire, ex cathedra, cioè si organizza il proprio pensiero. Il diario e i carteggi invece danno una dimensione più privata, ma forse proprio per questo più efficace. È un po', pensate, al ruolo delle intercettazioni nel processo penale. Sono le cose che dicono innanzitutto e fino in fondo quelle che sono le idee di coloro i quali vengono intercettati, di coloro i quali si muovono in un determinato, su un determinato, in un determinato scenario. Bene, che cosa scrive Salvemini nel suo diario e che cosa si desume dal carteggio che lui tiene nel corso di questo biennio 22-23, triennio 22-23-24? Innanzitutto colpisce un dato. Da parte di Salvemini vi è una sorta di sottovalutazione di Mussolini. Scrivendo nel suo diario il 25 novembre, Salvemini dirà: il fascismo è stato un colpo di Stato organizzato dalle autorità militari sotto la maschera di una pseudo-rivoluzione civile. Dopodiché, qualche giorno dopo, aggiungerà: la forza vera è coi militari e Mussolini è lo strumento dei militari. E ancora, Mussolini è un artista da cinematografo, mezzo pazzo e mezzo delinquente, che appunto pretende di cambiare l'Italia. Quindi vi è intanto una sottovalutazione del ruolo di Mussolini, la personalità di Mussolini, e poi vi è una negazione della specificità del fascismo. Sempre scrivendo nel suo diario il 29 novembre, quindi a ridosso di questi eventi che ho sbozzato rapidamente, Salvemini scriverà: la dittatura di Mussolini non è una novità. Tutta la vita parlamentare italiana è stata vita di dittatura, da quando io ho memoria di vita politica. La Camera italiana non ha mai domandato di meglio che dare pieni poteri al Presidente del Consiglio. Solamente abbiamo avuto dittatori violenti e dittatori fiacchi, dittatori furbi e dittatori sciocchi. Mussolini è uno dei tanti dittatori a cui i deputati danno la fiducia e i pieni poteri. Da questa sottovalutazione della figura di Mussolini e della specificità del fascismo deriva una conseguenza sul piano del giudizio prognostico, cioè Salvemini è convinto che il fascismo durerà poco. Tanto è vero che, scrivendo a Ernesto Rossi, che è
Russell chiamava essere uno dei principali interlocutori di Salvemini, il 29 ottobre del 22, quindi in coincidenza con la marcia su Roma, Salvemini scrive: vedo che Mussolini ha soppresso il Corriere della Sera, siamo all'estremo della follia, la crisi non durerà a lungo, i fascisti si stroncheranno il collo sulla politica estera e sulla politica finanziaria, tempo si misti e Mussolini cadrà. E ancora, scrivendo a Pannunzio, che è un altro dei suoi corrispondenti, alcuni mesi dopo, nel maggio del 23, Salvemini dice: in novembre ero convinto che il ministero Mussolini non sarebbe durato 6 mesi. I 6 mesi sono passati e Mussolini è sempre in piedi, dunque ho sbagliato. Ma da tutto l'insieme mi par di vedere che il regime fascista si avvia rapidamente verso lo sfacelo. E dopo, il pericolo maggiore è una combinazione parlamentare a base dei soliti vecchi uomini: Giolitti, Orlando, Turati, Bonomi, Nitti, Fatta, eccetera. Il paese non tollererebbe quella gente là 2 settimane. Io, per conto mio, domanderei a Mussolini una nuova marcia su Roma e vi prenderei parte. Ecco. Vedete, vi è, come dicevo prima, una sottovalutazione del ruolo di Mussolini, una non comprensione della novità che il fascismo stava rappresentando, e tutto questo si ripercuote sulla previsione di una vita breve del fascismo, destinato ad implodere di lì a non morto. Anzi, in alcuni momenti sembra addirittura che Salvemini esprime un giudizio non negativo sul fascismo. Scrivendo sempre sul suo diario il 9 aprile, dirà: i fascisti hanno dimostrato che il paese è facilmente disciplinabile, purché si senta diretto da una volontà. Oggi gli impiegati lavorano di più perché temono di essere licenziati o bastonati. I treni arrivano in orario, i contribuenti pagano volentieri le tasse perché credono che serviranno a sistemare il bilancio. Tutto questo rappresenta un'esperienza che non dovrebbe andare perduta per i futuri uomini di governo. E naturalmente, rispetto a questa posizione, ne discende l'atteggiamento da tenere, almeno in questa prima fase. Scrive a Turati Salvemini nel 28 luglio del 24, c'è già stato l'assassinio di Matteotti. Scrive a Turati Salvemini dicendo: il fascismo bisogna distruggerlo con la resistenza passiva e con l'astensione parlamentare all'interno e con la continua liberazione dei fatti italiani all'estero. Ormai la bestia è ferita a morte e non ha molto tempo da vivere. Darà ancora dei colpi furiosi, pazzeschi, come quello che costò la vita al povero Matteotti, ma più fa pazzie, più presto si rovina. E allora, scrivendo a Umberto Zanotti Bianchi nel dicembre del 26, quando c'è il fascismo ormai varato, le leggi fascistissime, si è costituito, si è consolidato ormai un regime politico, scrive: le mie previsioni per l'Italia è che la follia fascista ha raggiunto l'acme e che questo anno prossimo, 1927, i fascisti si romperanno il collo con un grosso sproposito di politica estera. Ora, perché leggo, ho letto questi passi? Soltanto per assolvere al compito che mi è stato affidato? O perché, diciamo, questa sottovalutazione di Mussolini e del fascismo da parte di Salvemini allude a qualcos'altro? E guardate, Salvemini non è solo in questo contesto. Scrivendo le tesi di Lione nel 1925, Antonio Gramsci darà per imminente un governo operaio e contadino. Si trattava soltanto di attrezzarsi per dare una spallata al fascismo, perché era ormai prossima la possibilità di fare come in Russia nel 25. O ancora, sempre nel 24-25, dopo il delitto Matteotti,
leggi fascististe. Molti esponenti della democrazia liberale, da Nitti allo stesso Giolitti, a Orlando, eccetera, ad Amendola, aspetteranno un intervento del re che, secondo loro, sta per esserci da un momento all'altro, il quale toglierà l'incarico a Mussolini e lo affiderà a qualche altro. Insomma, nella sua fase iniziale, il fascismo non viene compreso, perlomeno viene compreso soltanto da pochi. Tra questi pochi cito Turati, il quale già nel 1920 aveva scritto il discorso Ricostruire l'Italia, nel quale individuava quelli che avrebbero dovuto essere gli interventi decisivi per fare in modo che dopo la prima guerra mondiale si costruisse una democrazia di tipo nuovo nel paese, si potesse dar vita ad un modello di sviluppo, ad un equilibrio sociale diverso rispetto a quello dell'anteguerra. E soprattutto penso a Matteotti, il quale non solo viene ucciso perché denuncia in un famoso discorso tenuto alla Camera alla fine del maggio del 24 tutti i brogli attraverso i quali il fascismo era riuscito ad ottenere la maggioranza parlamentare, ma soprattutto indica la natura nuova del fascismo, cioè di un regime nel quale per la prima volta lo Stato liberale ha perso ogni forma di neutralità, si è schierato da una parte, e la parte con la quale si è schierata è la parte rappresentata dalle squadre del fascismo, quindi con un dispiegamento non solo della violenza, diciamo, privata del fascismo, visto come guardia bianca dei grandi industriali, dei grandi proprietari televisivi, ma persino gli stessi apparati dello Stato ormai hanno dismesso ogni sia pure apparente forma di terzietà, di neutralità, e si sono invece orientati in questa chiave fortemente repressiva. E quindi individua nella democrazia e nella necessità di creare un fronte ampio di forze antifasciste l'urgenza, la necessità del momento, tant'è che questa, diciamo, proposta politica verrà, vi costerà più ancora che la denuncia dei propri, la vita di lì a qualche giorno. Quindi la domanda, ecco, che queste considerazioni salviniane relative alla fase iniziale del fascismo ci devono porre, secondo me, è questa: come mai da parte di Salvini, ma non solo da parte di Salvini, vi è questa sottovalutazione del fascismo? E qui io credo che occorra porre l'attenzione su un fatto, sul nesso che lega la politica e la cultura, quel nesso al quale faceva riferimento il professor Grasso, dicendo che Salvemini è stato sì storico, ma è stato anche militante politico. Ora, in che senso vi è un nesso tra politica e cultura, a partire dal quale si possono spiegare le ragioni di una comprensione o di una incomprensione di determinati fatti politici? Beh, qui la condizione è che noi ci cambiamo sul concetto di cultura. Perché se per cultura noi dovessimo intendere soltanto una sorta di ricerche sui fatti, magari anche puntigliosa, puntuale, attenta, sorvegliata, ma tutto sommato una concezione della cultura come accumulazione di nozioni o accumulazione di fatti, di ricostruzione, beh, avremmo fatto certamente opera meritoria, ma possiamo dire che veramente è questo la cultura? Cioè una sorta, diciamo, di metodo positivistico: più si accumulano i fatti e poi si capiscono le dinamiche dei processi. Oppure questa forma di cultura rischia di essere una forma di erudizione, ancorché molto raffinata, una forma di nozionismo. Cioè, che cos'è una cultura se non la capacità di capire i processi del presente? E quindi di avere una griglia concettuale, una strumentazione teorica, tale per cui si riescano non solo a ricostruire i fatti, ma a partire dalla ricostruzione, la più corretta, la più obiettiva, la più puntuale dei fatti,
capire quali sono le forze in campo, capire qual è l'oggetto reale dello scontro. E quindi, a partire da questo tipo di griglia valutativa, da questo tipo di strumentazione di paradigmi concettuali, riuscire ad avere una visione che non solo legga correttamente il presente, ma consenta dentro questo presente di schierarsi e di quindi essere in una società come la nostra, una società divisa in classi, per cui non c'è una neutralità e un'obiettività della cultura e della conoscenza, di schierarsi dalla parte giusta, nel partito giusto. Su proprio questi due punti, e cioè l'elemento della teoria e l'elemento del partito, sono stati due punti sui quali, diciamo, la riflessione salviniana è quella più tecnica. Vedete, giustamente Mirko richiamava questo concretismo di Salvini. Salvini diceva: ciò che conta è lo studio delle cose concrete, dei fatti singoli, particolari, specifici. Certo, tutto questo è importante, però poi ricostruire l'albero è decisivo, sapere tutto dell'albero è importante, però poi bisogna sapere in quale punto della foresta l'albero è collocato. E per sapere in quale punto della foresta l'albero è collocato, bisogna avere una visione, quella che si chiama e viene oggi demonizzata come ideologia, bisogna avere una griglia concettuale ed interpretativa che ci consenta di capire il processo. Se no, è evidente che si cade in limiti di analisi, per cui non c'è più differenza tra destra e sinistra, bisogna mettere da parte le ideologie, ciò che conta è il presente. No, un rapporto corretto tra politica e cultura è un rapporto che vede nella cultura lo strumento teorico attraverso il quale le classi dirigenti riescono ad interpretare i processi, a capirne la direzione e a guidarli, a orientarli. Questo mi sembra, e fu a lungo il limite di Salvini, da qualcosa muratorio alla sua grandezza di antifascista, alla sua figura anche di storico, senza dubbio con una produzione molto ricca, molto puntuale, molto interessante per certi aspetti. Però il rischio è che si rimanga sulla superficie dei fenomeni. Tanto è vero che, e faccio quest'ultima citazione, dopodiché concludo, perché mi rendo conto che il discorso meriterebbe uno svolgimento maggiore, ma non voglio appesantire l'incontro di questa mattina. Dopodiché, non solo, diciamo, si capisce il limite della interpretazione del fascismo mentre si stava svolgendo, ma si capiscono anche alcuni limiti delle opere scritte ex professo. Giustamente Mirko diceva: qual è la tesi centrale di Mussolini diplomatico? Hai fatto bene a mettere a fuoco questo libro, che anche a me sembra importante per capire il modo di ragionare di Salvemini. In sostanza Salvemini, come diceva Mirko, taccia Mussolini, di la politica estera di Mussolini, di schizofrenia. Dice: Mussolini è uno che non sa dove deve andare, cambia alleanze, una volta si schiera con l'Inghilterra, un'altra volta con la Francia, una volta sembra di voler fare politiche espansionistiche, altra volta a cui fa marci indietro, e quindi da questo punto di vista è inaffidabile, non ha un disegno. No. Il disegno Mussolini ce l'aveva, e il disegno di Mussolini in politica estera era il riflesso del disegno di Mussolini in politica interna. Il disegno di Mussolini in politica estera era quello di destabilizzare l'ordine europeo venuto fuori dalla pace di Versailles, e quindi di rendere precari i rapporti e in qualche modo accelerare una sorta di nuovo scontro tra le grandi potenze europee, ma ormai per quella che era la dimensione della politica già degli anni 30, a livello mondiale. E quindi erano scelte di volta in volta finalizzate a squilibrare, a
rendere precario l'equilibrio politico e a farlo evolvere verso una situazione di scontro, di conflitto, proprio perché la guerra è il modello sul quale Mussolini stava ricostruendo il paese al suo interno, sia dal punto di vista dell'economia, non a caso i settori che privilegia sono quelli legati all'industria pesante, all'industria bellica, sia dal punto di vista dell'organizzazione complessiva, pensate sotto il profilo ideologico al ruolo avuto dal mito della Terza Roma, dei colli fatali, della costruzione dell'impero, che importa se poi diciamo l'impero era l'Etiopia, cioè una guerra condotta contro un paese estremamente povero e disorganizzato. Funzionava in questo senso, funzionava cioè nel senso di una organizzazione della politica che aveva un suo disegno e un suo sbocco e rispetto al quale occorreva produrre una griglia di concetti, degli strumenti di analisi che potessero dotare, diciamo, i soggetti antagonistici di quella visione delle cose in grado di modificare la realtà. Da questo punto di vista, allora, non è tutto si tiene. Non è un caso che, in qualche modo, la riflessione di Salvemini, pur intrigante, la sua polemica, pur importante nell'antifascismo italiano, in realtà, nel secondo dopoguerra, non trova un seguito di massa. E non solo perché Salvemini non si riconosceva nei partiti, e già questo è un limite, perché una cultura che non può essere di parte per le ragioni dette e che non si riconosce in partiti rischia di essere qualcosa di molto astratto, ma per una ragione più di fondo, e cioè la ragione consiste, a mio avviso ovviamente, nel fatto che proprio negli anni 30 da parte dei partiti della sinistra, da parte del Partito Comunista e da parte del Partito Socialista in forme diverse, si svolge un processo di revisione che offrirà poi gli strumenti per costruire la Repubblica del dopoguerra. Penso, ma la dico qui molto sinteticamente, alla riflessione di Gramsci nei quaderni dal carcere, e cioè alla centralità che in una società occidentale avanzata assumono le figure degli intellettuali, il discorso dell'egemonia, la necessità cioè di avere una proposta politica di largo respiro, capace di mobilitare in maniera molecolare i diversi settori della società. Penso alla riflessione che gli intellettuali dirigenti del Partito Socialista svolgeranno in Italia e all'estero fra gli anni 30 e gli anni 40, dalla riflessione di Morandi sulla necessità di avere nuovi modelli di sviluppo nel nostro paese, quindi la necessità di avere un mercato espansivo, di allearsi con forze borghesi capaci di allargare il mercato, di allargare l'occupazione, di sviluppare il mezzogiorno, di sviluppare la grande industria e non di comprimerla. Penso alla riflessione di Nenni e di Lombardi sulla importanza delle forme politiche della Repubblica e delle riforme di struttura come strumenti che sul terreno della democrazia offrano poi le condizioni per modificare gli equilibri e i rapporti di forza delle classi in vista non soltanto di una gestione ma di una trasformazione della società e dell'esistente. Insomma, secondo me, dal pensiero di Salvemini ci viene un importante lascito morale, l'importanza dell'etica, l'importanza dell'onestà, l'importanza del pensiero critico, però ci viene anche una sorta di campanello d'allarme, il fatto cioè che tutte queste condizioni, pensiero critico, onestà eccetera, sono delle precondizioni della politica. La politica poi, a partire da lì, deve essere in grado di enucleare categorie, strumenti, proposte che abbiano come suo proprio obiettivo non solo la rinuncia, non solo la gestione magari più corretta del sistema, ma in prospettiva una sua trasformazione radicale.